tutte, è ufficiale, l'estate è arrivata, è iniziata proprio ieri, adesso è lunedì mattina e io ho pensato di dedicare questo video veloce che sto girando prima di andare a lavorare proprio a questo argomento, cioè come prepararsi al meglio per l'estate, soprattutto se come me magari vi siete trovate un pochino impreparate, siete arrivate alle soglie dell'estate dopo un lungo periodo di lockdown e magari non vi sentivate ancora pronte, soprattutto a livello estetico, ed è senz'altro il mio caso. Per cui nel video di oggi vorrei parlarti appunto di quelli che sono i sistemi che io adotto per prepararmi il più velocemente possibile alla bella stagione. Prima però vi invito senz'altro a iscrivervi al mio canale se vi fa piacere vedere altri video dedicati alla moda, all'estetica, al lifestyle di noi donne over 40, magari anche a mettermi un bel like, un bel pollicione a questo video se poi alla fine ti sarà piaciuto. Sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e come vi dicevo, il video di oggi è tutto dedicato alla preparazione in vista dell'estate. L'estate ufficialmente è iniziata ieri, siamo lunedì mattina e così oggi ho pensato di fare questo video molto veloce prima di andare a lavorare, dedicato proprio a questo argomento, a tutte le misure veloci, rapide e indolori che possiamo adottare per prepararci al meglio a vivere pienamente, diciamo, e in salute, ma anche in bellezza la bella stagione. Allora, la prima cosa che io faccio, e soprattutto quest'anno ho dovuto farla, me lo sono proprio imposta, è quello di smettere di sentirsi in colpa e peggio ancora di confrontarsi con persone che magari dedicano la vita alla propria estetica, non hanno altro da fare e quindi magari non fanno altro che dedicare ore e ore ogni giorno al loro aspetto e soprattutto smettere di sentirsi in colpa perché, o di rimproverarsi perché magari non abbiamo fatto tutto quello che avremmo potuto per prepararci al meglio alla bella stagione, per cui magari durante questo lunghissimo periodo di lockdown non abbiamo fatto abbastanza attività fisica, anche se ne avevamo la possibilità, perché di fatto con tutti i video tutorial che si trovano proprio qui su YouTube, per esempio, chiunque ha un metro quadro di spazio in casa per dedicarsi all'attività fisica, oppure magari, come è successo a me, abbiamo sviluppato qualche piccola abitudine alimentare non tanto sana, per cui magari abbiamo accumulato, e a me è successo, lo confesso, lo ammetto, abbiamo accumulato qualche chiletto sgradito e magari nei punti più sbagliati. Ecco, smettiamo subito di sentirci in colpa. Penso che ognuna di noi faccia quello che può nel momento che può, le nostre vite sono estremamente piene. Certo, magari abbiamo l'amica, la parente, la zia, la vicina di casa che non ha assolutamente niente da fare o che semplicemente è talmente autodisciplinata da stare perennemente a dieta, da fare ore di palestra ogni giorno, però ecco, questo non siamo noi. Io penso che ognuna di noi comunque faccia il meglio che può con la vita che si ritrova e quindi non dobbiamo punirci o sentirci in colpa se non abbiamo fatto tutto quello che avremmo potuto. Partiamo da come siamo, viviamo in positivo e pensiamo cosa possiamo fare per volerci ancora più bene e per migliorare da subito la nostra salute, il nostro benessere e anche, diciamo, la qualità della nostra vita. Il secondo step che faccio, perché ha un impatto visivo immediato e anche il grandissimo potere di farci sembrare subito un pochino più in forma e in salute, slanciate e soprattutto più estive, è quello di eliminare un bel po' di grigiore. Lo faccio a diversi livelli, partendo magari da uno scrub, ma soprattutto gioco un pochino con gli autoabbronzanti. A proposito di autoabbronzanti, trovate sempre sul mio canale, magari ve lo linko anche qua sotto, un intero video dedicato proprio a questo argomento, perché sono un grandissimo alleato, soprattutto quando non abbiamo la possibilità di andare al sole o di esporci comunque, diciamo, andare magari in spiaggia o di fare anche semplicemente movimento all'aria aperta e quindi di prendere un po' di sano colorito naturale. Ma a proposito di colorito naturale, io non sono di quelle del tutto contrarie a prendere il sole. Penso soprattutto che per noi donne sopra i 40 anni, ed è una cosa che mi ha spiegato molto bene il medico specialista, è molto importante anche fissare la vitamina D, quindi tante di noi probabilmente la integrano anche con degli integratori
protettori appositi, ma il sole è un prezioso alleato. Per cui cerchiamo con tutte le protezioni del caso di prenderne un pochino, magari negli orari meno a rischio, evitando quelle che sono le ore centrali della giornata, ma esponendoci magari gradualmente un pochettino alla volta con tutte le protezioni del caso, e anche questo aiuterà, se non proprio a darci un'abbronzatura molto molto scura e tropicale, quantomeno a eliminare veramente nel giro di 1 o 2 giorni, se lo facciamo, il grigiore, diciamo, invernale. Io l'ho fatto questo weekend, ci siamo anche regalati io e mio marito 2 comodi lettini su cui spaparanzarci in terrazza, e li abbiamo prontamente testati, soprattutto io. Lui è biondo con gli occhi azzurri, quindi deve stare un pochino più attento. Io comunque sono stata al sole un'oretta in orari assolutamente tranquilli, a leggere, a riposare, ascoltare audiolibri, e quindi, diciamo, non solo mi sono profondamente rilassata, ma anche, diciamo, mi sono tolta di dosso il colore, anzi mi sono stupita perché avevo già un pochino il segno del bikini, quindi basta davvero poco, non è necessario una vacanza al mare o ai tropici, che magari molti di noi come me al momento non possiamo ancora fare perché magari stiamo ancora lavorando e viviamo in città. Il terzo consiglio è invece sul piano, diciamo, più alimentare, quello di evitare di mettersi proprio a dieta, a meno che naturalmente non sia necessario, soprattutto per ragioni di salute, ma anche magari perché i chili da perdere sono tanti. In quel caso io consiglio sempre di ricorrere allo specialista, ma se magari abbiamo qualche chiletto semplicemente da smaltire dopo un lungo periodo molto sedentario, proviamo a girare la frittata, a vedere le cose in positivo, e quindi a concepire i nostri passi non tanto in chiave dietetica, cioè cosa non devo, non posso mangiare, ma cosa posso mangiare per nutrire al meglio il mio corpo, dargli tutte le vitamine che gli occorrono, dargli i sali minerali che gli servono, e soprattutto, diciamo, tutti i macronutrienti di cui ha bisogno, senza invece precluderci o fare tagli eccessivi nel nostro regime alimentare. Inoltre, se proprio abbiamo sviluppato delle piccole abitudini malsane, e ne sono assolutamente colpevole, assolutamente il mio caso, cerchiamo di tagliarle, magari partendo da una alla volta, quelle più indolori, e vediamo che giorno dopo giorno avremo anche dei grandi risultati. Io, per esempio, ho deciso di tagliare, a meno che non sia fuori con amici, chiaramente, o in occasioni sociali, il momento dell'aperitivo. Infatti, durante questi lunghi mesi di quarantena, io e mio marito avevamo sviluppato questa abitudine molto piacevole, devo dire, di fare una merenda aperitivo con sempre immancabilmente qualche schifezza, tipo tacos, a volte anche patatine, grissini e altre cose ipercaloriche e anche molto grasse, accompagnate sempre da un bel bicchiere di vino. Ora, io so che, cioè, il vino è anche cultura, e a me piace molto studiare, non so, per esempio, i vari abbinamenti, degustare il vinello giusto, per cui di questo sono assolutamente colpevole, però l'alcol, purtroppo, anche il vino, che, diciamo, a cui vengono attribuite spesso anche delle virtù e non solo, diciamo, degli svantaggi, ha purtroppo il potere di ingannare un po' la nostra mente, di non farci sentire, diciamo, gli stimoli corretti dell'appetito e della fame, e quindi di spingerci a mangiare di più di quello che dovremmo, anche perché, insomma, a meno che non siamo proprio, diciamo, delle bevitrici, quasi nessuna di noi beve a stomaco vuoto, quindi facilmente mangeremo anche qualche stuzzichino, e di solito si tratta di cose un po' golose da aperitivo, che sono anche piene di grassi e di calorie, non ci fanno certo bene. Ma anche l'alcol stesso, purtroppo, ha un impatto diretto sul nostro metabolismo, in quanto lo rallenta. Quindi non è tanto un discorso calorico, perché alla fine il classico prosecchino avrà 70 calorie, ma il problema, diciamo, va oltre, perché incide negativamente sul nostro metabolismo, e soprattutto inganna il nostro cervello, segnalandogli che dobbiamo mangiare di più, e questo non è positivo. Io adesso è una settimana circa che rinuncio all'inizio, le prime 48 ore abbastanza malincuore, poi è andato assolutamente meglio, me ne sono anche dimenticata. Rinuncio appunto a questo rito dell'aperitivo, e devo dire che non mi viene neanche più in mente di mangiare a certi orari, e questo, diciamo, si nota già a livello fisico, per cui ne sono molto molto contenta. Punto 4 è il controllo dello stress. Ecco, se come me siete donne over 40 e ancora di più over 50, e magari avete fatto qualche
analisi approfondita del sangue, dei vostri valori con un buon medico, saprete probabilmente che il cortisolo è l'ormone dello stress che noi produciamo in quantità maggiore quanto più siamo stressate. Purtroppo spesso è un pochino sballato in noi donne e purtroppo anche questo effetto veramente nefasto di rallentare il nostro metabolismo, di farci ingrassare in ultima analisi. Quindi per quanto possiamo e per quanto le nostre vite comunque, ahimè, hanno delle componenti di stress, e io credetemi, in questo 2020 ne ho avuto abbastanza di stress, purtroppo ha questo impatto anche sul nostro metabolismo e sulla nostra, diciamo, propensione a trattenere i grassi, e quindi andrebbe un pochino tenuto sotto controllo. Per cui cerchiamo magari di abbatterlo quando possiamo. Basta a volte una passeggiata, comunque mezz'oretta di attività fisica, e subito vediamo che i livelli di cortisolo si abbassano. Ma il mio medico mi aveva dato ancora delle piccole dritte che funzionano apparentemente molto bene per livellare un pochino meglio le curve del nostro cortisolo, e sono per esempio quello di farsi, diciamo, una sciacquata fredda sotto la doccia al mattino, di cercare, diciamo, progressivamente di rilassarsi mano a mano che l'orario avanza nell'arco della giornata. Ecco, sono tutti piccoli accorgimenti che magari aiutano un pochino a controllare il nostro stress, che comunque ci fa male, ci fa invecchiare, provoca rughe e di sicuro non ci fa bene, e che aiuta anche, diciamo, un eventuale dimagrimento, comunque a mantenere stabile il nostro peso. Un altro fattore molto importante che spesso viene trascurato nel dimagrimento è legato al sonno. Ecco, anche qua purtroppo spesso la qualità del sonno sfugge al nostro controllo, tanto più se abbiamo 40 anni o più, perché spesso è il periodo che coincide con l'inizio delle prime insonnie. Magari ci sono, io sono andata proprio a cicli, c'erano cicli di 2-3 anni in cui non dormivo tanto bene, oppure mi svegliavo sempre alla stessa ora. Ecco, adesso cerco comunque di migliorare la qualità del mio sonno, per esempio decidendo di spegnere tutte le cose elettroniche a una certa ora. Io dopo le 9, le 9 e mezza leggo e basta, per cui l'unico dispositivo elettronico che ho ancora sul mio comodino è il Kindle, e mi limito, diciamo, a leggere, evitando invece, non so, di chattare, di messaggiare, di leggere i messaggi che mi sono arrivati, se riesco anche di lavorare. Mi capita raramente di dover finire qualche progetto urgente e quindi magari di lavorare un'oretta dopo cena, ma se posso evito, e evito anche la televisione, perché mi sono accorta che leggere è il modo migliore per me per riprendere sonno. Quindi evito di fare quelle cose come, non so, guardare serie televisive che poi una puntata tira l'altra, perché mi sono accorta che incide negativamente sul mio sonno. Ecco, dormire bene regolarmente un tot di ore ogni notte è fondamentale per favorire il dimagrimento e la nostra forma fisica, e quindi anche per prepararci bene all'estate sul piano fisico. Un altro punto molto importante, forse il più importante, forse avrei dovuto menzionarlo all'inizio, è quello di andare a ripescare tutto il nostro guardaroba estivo, di fare una rapida selezione, magari anche un mini decluttering di inizio stagione, eliminando cose che l'anno scorso banalmente ci siamo dimenticate di eliminare, oppure che non ci piacciono più quest'anno, non ci vanno più tanto bene. Eliminarle subito dal guardaroba e creare la nostra capsula estiva, capsula che può anche comprendere centinaia di capi, se non siete tipi minimalisti, ma andare a prendere, diciamo, il vostro guardaroba estivo e a riesaminarlo rapidamente e creare tanti nuovi outfit creati al semplice scopo, diciamo, di valorizzarci al massimo. Quindi eliminiamo tutte le cose che non ci fanno sentire a nostro agio, soprattutto se appunto abbiamo preso magari qualche chiletto nei mesi sedentari precedenti. Cerchiamo appunto di creare degli outfit che ci facciano subito sentire estive, ma anche carine, in ordine, in forma, anche se ancora non abbiamo raggiunto magari il livello di forma fisica che desideriamo. Quindi valorizziamo magari i nostri punti forti, iniziamo a scegliere quei colori che valorizzano un pizzico di abbronzatura se già l'abbiamo, eliminiamo le scarpe pesanti e mettiamo un bel sandalo se abbiamo un bel piedino e abbiamo appena fatto una bellissima pedicure, per esempio. Insomma, gli accorgimenti sono davvero tanti per rendere sia più estivi i nostri outfit, ma anche più valorizzanti, e quindi farci sentire subito bene, perché se partiamo da una posizione di forza in cui già ci sentiamo carine, in forma, pronte per l'estate, sarà molto più facile poi limare magari un pochettino il peso o altri aspetti di cui ancora non siamo soddisfatti. Un'altra cosa che faccio
è curare di più la mia pelle. Ecco, io sono un po' pigrotta, per cui durante l'inverno spesso creme corpo e tutte queste cose non le applico veramente in modo rigoroso e tendo un po', diciamo, a saltare, mi faccio la doccia, mi asciugo e poi mi rivesto e mi dimentico la crema, per esempio. Ho tante piccole cose di questo tipo. Ecco, cerchiamo di curarla di più, facciamo un bello scrub senza esagerare perché va bene eliminare le cellule morte, ma dobbiamo anche ricordarci che la nostra pelle è delicata, soprattutto se iniziamo con le esposizioni al sole, e poi soprattutto tante coccole, magari una nuova cremina, proviamo qualche prodotto tonificante per la pelle, qualcosa di profumato, cambiamo profumo per l'estate, tante piccole cose così che ci fanno sentire subito più curate, a prescindere dal fatto che già siamo soddisfatte del nostro peso, della nostra forma fisica. Quello poi verrà da sé nel momento in cui iniziamo a volerci più bene anche sul piano fisico. Ecco, l'ultimo punto l'ho lasciato per ultimo perché io cerco di essere un pochino più minimalista di quanto lo fossi anni fa, ma non sono certo una santona che si è votata al minimalismo, è andate a fare un po' di shopping, compratevi qualcosa di carino, qualcosa che vi tenta già dalla primavera, qualcosa che per voi è espressione dell'estate, che avete tanta voglia di indossare, che sapete che vi farà sembrare ancora più belle. Ecco, uscite, andate per negozi se volete, oppure guardatevi in giro online e compratevi quei due o tre pezzi veramente carini. Io mi sono comprata due sandali, cioè uno in realtà sono espadrille, se l'altro è proprio un sandalo estivo che indosso oggi, e poi ho comprato un paio di top carini e adesso ho ordinato un blazer color sabbia. Vorrei vedere come mi veste, se dovesse andare bene sarebbe veramente un'integrazione geniale per il mio guardaroba. Comunque in ogni caso, ecco, divertitevi anche un po' con lo shopping senza esagerare, perché poi bastano magari quei 3-4 pezzi chiavi a rinnovare tutto il vostro guardaroba. Come dico sempre e come ho scritto nel mio corso pratico di stile, la cosa importante è poi farli girare questi pezzi, metterli proprio al lavoro, combinarli con quello che già avete di bello nel vostro guardaroba, in modo che possiate creare tantissimi nuovi outfit, che tutto sembra un pochino nuovo, perché a volte ci sono quei pezzi geniali, magari un paio di scarpe nuove piuttosto che un top particolare, che sono talmente azzeccati e talmente adatti a voi che con quello che già avete vi permettono di creare letteralmente dozzine di nuovi outfit che sembreranno freschi, nuovi, anche innovativi e modaioli, senza per questo dover stravolgere il vostro guardaroba o fare shopping veramente pesante, che non è mai il caso, perché poi si fanno anche tanti errori di acquisto. Ecco, queste sono un po' le attività a cui io mi sto dedicando in questi giorni per prepararmi meglio all'estate. Se vi va, commentate qua sotto quelle che sono i vostri di preparativi in vista della bella stagione. Vi invito naturalmente a iscrivervi al mio canale, a magari anche accendere la campanella, così non vi perdete neanche un video di quelli che farò in futuro. Passate a trovarmi anche sul mio blog No Time for Style, vi lascio qui tutti i riferimenti perché trovate tanti altri post utili, interessanti, divertenti dedicati al nostro look per l'estate. E con questo vi saluto, vi auguro un'altra splendida giornata d'estate. Ciao!